Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Mamma mia, tutto di corsa. Adesso andiamo a prendere Moreno e poi vi spiego che cosa succederà oggi, questa sera e domani. Andiamo. Sì, Andrea. Ehi papà. Ehi. Ciao, va che sono partito adesso da casa. Tempo due minuti e sono lì. Ok, dai, va bene. Ok, ciao. Ciao. E là con il suo zainetto. Ciao. Eccoci qua con Moreno, sono appena arrivato a prelevarlo. Ciao a tutti. Ho fatto un change, ho lasciato giù Claudio e Mac e ho preso lui e adesso vi spiego il perché. Questo video lo sto registrando praticamente subito dopo al video che avete visto la volta scorsa, adesso poi dopo non so quando li pubblico, comunque quando siamo tornati dalla Croazia. Lo stesso giorno, che appunto è domenica, lasciato giù loro, ho preso lui perché mi accompagnerà in questa avventura di praticamente tre ore e mezza. Dobbiamo andare a Prato a far montare gli ammortizzatori maggiorati e le molle sia davanti che di dietro del camper alla Oma, come vi avevo detto in, adesso non mi ricordo, qualche video fa, comunque andatevi a rivedere, forse vi lascio qua sopra nelle schede, che è praticamente l'ultimo upgrade che andrò a fare dopo aver fatto il frigo, sospensioni, bla bla bla. Ho fatto già 500 km a venire dalla Croazia qua e adesso sono altri 300, quindi sono un bel 800-900 km in una giornata, ma va bene. Sono le 8 e un quarto di sera, teoricamente dovremmo arrivare per mezzanotte più o meno, mezzanotte qualcosa, vediamo un po'. Per chi di voi non sapesse chi è la Oma a Prato, è una delle prime officine d'Italia, se non la prima, la più conosciuta, che produce, installa e rivende sospensioni, ammortizzatori e molle, e te le fa su misura in base al peso del mezzo dove bisogna montarle. Sì. Io ho parlato con Alessio, che è il proprietario, difatti lo dobbiamo portare là domani mattina. Loro lo misurano l'altezza, provano il peso, penso che facciano anche un giro di guida per vedere come si comporta il mezzo, perché poi, come ha detto giustamente mio papà, in base al mezzo poi basano anche il loro lavoro. Comunque poi dopo questo ce lo spiegherà domani Alessio, anche perché quando gli ho telefonato gli ho detto che avevo un canale YouTube che trattava di camper, di viaggi così, gli ho chiesto se era possibile effettuare un video, ovviamente senza andare a rompere le scatole durante i lavori, mi fa sì non c'è nessun problema, poi dopo quando sei qua ci mettiamo d'accordo, quindi vediamo di strappargli qualche ripresa e anche soprattutto qualche spiegazione, così ci facciamo spiegare da lui il lavoro che andrà fatto e come lo faranno. Breve sosta ragazzi all'autogrill di Secchia Ovest, più o meno zona Modena, quindi aver fatto già un bel po' di chilometri. Ci manca praticamente, come vedete, un'ora e mezza più o meno, sono altri 134 chilometri. Adesso Moreno è andato in esplorazione per i panini, anche perché sono quasi tutti finiti, ma ha chiamato e li ha finiti tutti, sono rimasti qualcosa. Ecco qua, alla fine Moreno ha recuperato una pizza e due panini al crudo. Adesso ce li pappiamo e poi dopo continua il viaggio. Ragazzi, non so se mi vedete, ma è una cosa da pazzi. Siamo appena arrivati alla Oma, il segno luminoso. Qua ci sono anche i cani che mi abbaiano contro. Siamo parcheggiati qua con l'officina lì. Così domani alle 8 siamo direttamente qua, ci svegliamo per le 7, facciamo colazione e praticamente siamo già qua. Ci vediamo domani mattina alle 8, spero che mi vediate anche se è tutto buio, sono sotto il lampione, quindi penso di sì. E a domani, buonanotte per voi, a tra poco. Ciao. Buongiorno ragazzi. Dormito bene, sono le 7:15.
Aspettiamo, anche perché sono le 7.57, se no tra un po' ci assumono anche noi per lavorare qua, mi sa che siamo più in orario dei loro dipendenti, quindi aspettiamo un attimo, poi dopo entro dentro a dirgli che siamo qua e vediamo se ci fanno entrare. Siamo appena tornati dal giro, anche perché l'ha provato qua intorno, mi ha fatto un po' di domande, mi ha detto io cos'è che magari cercavo, mi ha chiesto come lo sentivo adesso avendo fatto già gli ammortizzatori ad aria, quindi il mio feedback secondo la guidabilità che avevo fino a questo momento. Io giustamente gli ho detto ma guarda, da come era prima a come adesso, al di là che abbiamo recuperato in altezza, ma anche come comfort nel posteriore lo sento molto migliorato, e per la mia esperienza personale, che non sono un tecnico, lo sento buono. Mi fa no, va bene, ok, allora perfetto, se comunque il posteriore per te è perfetto, che comunque te lo trovi bene tutto, anch'io mentre lo sto guidando non sento problematiche strane, sento però delle problematiche, comunque si sente tanto che è caricato sul davanti, ovviamente, perché dietro siamo anche un po' più alti e pende praticamente tutto il peso davanti. Difatti spiegava anche che, a differenza dei camper che tendono magari a essere, avere il problema più sul posteriore, i van tendono invece ad avere tanto il problema sull'anteriore. Infatti adesso che l'ha pesato e l'ha misurato e lo sta misurando, sente tanto e ha visto tanto che appunto è sbilanciato sull'anteriore. Quindi adesso cosa fa? Andrà a lavorare sicuramente sull'anteriore con le molle e gli ammortizzatori maggiorati per riportarlo in equilibrio, e poi andrà ad aggiungere anche gli ammortizzatori posteriori per aiutare sempre la stabilità e il movimento nella guida. Adesso, come state vedendo, l'ha alzato e tutto, l'ha misurato, sta controllando l'altezza del posteriore dietro e anche l'altezza dell'anteriore davanti, e adesso andrà a fare tutti i lavori del caso. 8.05. Sì. Questo è il foglio che si stava dicendo che sì, c'è una reazione, ma all'atto pratico non serve a niente, che quello che è. Ok, almeno in queste condizioni qua non serve a niente. Sì. La sospensione ad aria adesso l'ho sgonfiata. L'ho sgonfiata tutto, ok. Questo spazio qua che rimane tra il telaio, lo chassis e la balestra, sì, questo è addirittura inferiore a quello che è lo spazio che normalmente creava il tampone. Cioè, se io tolgo questa, vedo che addirittura scende ancora di più. Ok. Ok, quindi il tampone che era al posto della sospensione ad aria occupava più spazio. Ok. Detto questo, è un mezzo che senza aria questo non potrebbe viaggiare, certo, dentro, perché sarebbe completamente a parte. Sì, sì, no, perché sarebbe... Con l'aria, diciamo, è stato, come si diceva, migliorato quell'aspetto, perché io gonfio questo oggetto, recupero quei 5-6 centimetri, questo rialzo che io vado a dare lo faccio comunque a fronte di un discreto irrigidimento della sospensione, perché l'aria, scaricando in un unico punto qua diretto, certo, mi dà più rigidità. Chiaro che se io questo l'avessi fatto, come si diceva prima, con dei sistemi a balestra, quindi non questo, ma accoppiare a questo una, cioè, accoppiare al primo foglio, esatto, cioè questo l'avresti tolto? Sì, beh, in quel caso sì. Avrei montato un foglio che spinge insieme al primo foglio. Che lavorano insieme. Questo mi permetteva di avere sempre l'altezza posteriore, sì, però con una risposta più dolce, cioè con una flessibilità diversa, perché certo, io vado a lavorare con la balestra su 1,60 m, non sui 5 centimetri al centro e poi lasciare... Sì, tu dici adesso praticamente il discorso ad aria ha migliorato la situazione di prima. Ma non è l'ottimo per un veicolo del genere. Cioè, produzione, noi l'aria su questi mezzi qui non la montiamo mai, anzi ci capita spesso di togliere la sospensione ad aria per andare a fare il lavoro sulla balestra. A differenza di un classico camper dove c'è la cellula abitativa appoggiata sul telaio, trasmette tante più vibrazioni a un po' tutto quello che è il mobilio interno. Certo. Quindi si va a lavorare sulla parte della sospensione principale, quindi la balestra, okay, renderla più dolce, più flessibile, e poi ci affianchiamo l'ammortizzatore per fermare i movimenti. Certo. Ma la molla in questo caso non va. Non sarebbe stata sicuramente
Ma perché adesso, nel senso, il discorso dell'ammortizzatore dietro che è andato a sostituire questo sì, aiuterà allora, in accoppiata alla sospensione avaria e alla balestra, giusto? No, lui non fa un lavoro diverso, cioè questo non mi sostiene il carico. Non sostiene, dico, però aiuta nel lavoro. Aiuta, cioè, nel tenere il rilascio della sospensione, quello sì, sicuramente. Assolutamente. Okay. Però non cambia il tipo di assorbimento, cioè l'urto adesso della sospensione, cioè, come lo sento io rimane tale sì, sì, no, okay. Sentirò però il miglioramento nel solo anteriore, certo. Quello sì, sì, assolutamente sì, sicuramente. Ci saranno poi ovviamente meno oscillazioni laterali, è più stabile, certo, anche in curva, certo, anche. È molto più fermo, è più morbido, non arriva al fondo corsa, cioè quello che doveva essere fatto qui viene fatto ora sul davanti, adesso addirittura è più leggermente più alto dal lato ruota, quindi sta così, invece dovrebbe stare in questa posizione, quindi cioè la ruota dovrebbe spingere verso il basso, la parte che va al motore verso l'alto, cioè con un'inclinazione del genere, in modo che quando questa ruota prende l'urto, prende l'ostacolo, può salire liberamente senza più, diciamo, essere vincolata un po' da questa scarsa altezza che ha all'anteriore, e di conseguenza poi trasmette anche rigidità e quant'altro, insomma. Poi la molla che andiamo a montare è una molla che è leggermente maggiorata come diametro del filo, ma soprattutto è una molla più alta, quindi ha uno sviluppo maggiore e un numero maggiore di spire della molla. Esatto. Quello abbinato all'altezza maggiorata mi dà che sia una molla, diciamo, più elastica, più morbida, più confortevole rispetto a quella che c'è adesso. Giustamente tu dici, questo lavoro che adesso faccio davanti, se non avevi soffiette d'aria dietro ti avrei fatto il discorso della seconda balestra ed era tutto più completo. Certo, sì. Domanda, a lungo andare, perché ho sentito alcuni che dicono che a lungo andare, avendo comunque il soffietto, la balestra comunque si va a, non dico a rovinare, però cioè, no, col soffietto no, no, okay, no, 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 quindi è una cagata, ok, posto. No, il soffietto no, perché poi ne senti di tutti i colori, nel senso, quello preserva la balestra, perché appunto dico ne prende parte, diciamo, del carico che normalmente invece sarebbe tutto qua sopra, in parte lo va a prendere la sospensione ad aria. Okay. Quello che aveva detto prima quando il camper era sul ponte, mi stava spiegando che io ho fatto montare i soffietti ad aria e la situazione iniziale è di certo migliorata sicuramente rispetto al tampone. Loro ovviamente sul discorso van, che poi dopo il camper è un altro discorso, prediligono il fatto che se tu gli vai a portare qua un van praticamente nudo e crudo appena tirato fuori dal concessionario, che ha comunque queste problematiche, perché purtroppo il 90% dei van hanno queste problematiche, loro come prima opzione non contano subito il discorso delle sospensioni pneumatiche, ma vanno a lavorare sul discorso della balestra. Perché? Perché comunque la sospensione d'aria, sì, è vero che ti migliora e tutto il resto, però lavora in una piccola parte del telaio. Invece la balestra va a lavorare su tutta la superficie, poi comunque essendo un discorso di, non è aria la balestra, ma è un discorso di foglio, di materiale, di ferro, di acciaio, il materiale che comunque è anche molto più duraturo nel tempo e va a fare un lavoro, a detta loro, migliore del discorso delle sospensioni. Poi è vero che se uno dice no, io voglio le sospensioni perché magari ho un determinato tipo di problema, ho bisogno di alzarlo, abbassarlo in alcune circostanze, che allora magari il soffietto d'aria è più indicato, perché comunque va a lavorare più magari manualmente. La foglia di balestra te li alza di quelli 5-6 cm, 7 cm, ma quello è, quello rimane, non è che puoi andare a modificarlo, una volta che è montato quella è l'altezza massima che può raggiungere. Ad aria te lo puoi giocare un po' di più. Ovviamente io adesso, avendo già montato il soffietto d'aria, mi fa tienilo pure, andiamo a lavorare sul davanti in modo tale che lo pareggiamo col dietro e gli andiamo anche a mettere gli ammortizzatori posteriori, che in accoppiata a questo punto alle sospensioni ad aria vanno a complementarsi. Comunque sono le 9:20, ha detto che più o meno ci vorrà una mezza giornata, quindi per mezzogiorno noi comunque stiamo qua, anche perché il posto è nella zona industriale, quindi non è che ci sono negozi, cose da vedere. E niente, adesso giustamente non vado lì a rompergli le balle vicino mentre lavorano, farò i video un attimino da lontano, però cercherò appunto di farvi vedere tutto il discorso, e poi insieme ad Alessio, quando avrà finito il lavoro,
vi faremo vedere e vedrò anche il lavoro finale che è stato fatto e vediamo un po' tutto il discorso. Questo è l'ammortizzatore del Ducato anteriore, sono tutti una serie che stiamo facendo adesso, tutti gli ammortizzatori sono provati uno a uno al banco prova, quindi viene poi messo sopra la taratura, sì, in base a quello che io devo andare a fare, al tipo di mezzo che mi si propone, chiaro, io vado a scegliere quelli con la taratura adeguata a quel camper lì, a quel tipo di intervento in particolare. Sono tutti apribili e revisionabili, quindi anche fatti oltre 100.000 km eventualmente si possono controllare e revisionare e torna completamente nuovo. Maggiorato, quello lo si vede, sia nello stelo sia nelle dimensioni proprio dell'ammortizzatore, cioè il corpo, questi sono ammortizzatori che hanno un corpo maggiorato, eccolo qua, cioè da quella che è lo standard originale del canotto, diciamo, d'alloggiamento, noi andiamo a maggiorare con queste dimensioni. Sì, perché praticamente questa è la base di partenza e poi dopo voi andate a maggiorarlo e si va ad ingrandire. Esatto, tutto rinforzato, saldature, staffaggio, il piatto che porta la molla, perché ovviamente maggiorando la molla ha ancora più carico. Certo. Quindi tutto quello che si poteva fare come maggiorazione è stato fatto. Questo su quanto riguarda, diciamo, la parte dell'ammortizzatore anteriore, quelli che ora stiamo lavorando. Sì. Sono tutti ammortizzatori che produciamo noi. No, infatti, ma la cosa bella è a 360 gradi sapete come lavorano, come sono stati fatti e come si comportano. Questo che è invece lo stelo dell'ammortizzatore posteriore, qui come vedi dal materiale, poi viene lavorato, viene tornito, viene filettato per rifare la parte di attacco dell'ammortizzatore, come su questi qui, questo invece è il Ducato, il posteriore del Ducato. Sempre tutto apribile e revisionabile, chiaramente le dimensioni sono diverse, questo è un ammortizzatore tradizionale, diciamo occhio e occhio, pur essendo tutto rinforzato anche questo. Quindi noi dal prodotto di base arriviamo all'ammortizzatore finito. Chiaro che poi tutto quello che invece è sospensioni pneumatiche, che quelle le acquistiamo dal chi fa Lì, balestre è il mollificio che ce lo fa per noi come per le molle, sotto specifica nostra. Sempre, voi fate sempre il controllo ovviamente all'inizio del mezzo, gli fate la richiesta, gli dite come la volete e loro ve la fanno sempre su misura. Ce la fanno come noi vogliamo, con quelle caratteristiche. È buono così, più che altro per un discorso che c'è, cioè, il cliente finale, cioè sa che almeno sta andando a parlare con chi ha fatto il lavoro sin dall'inizio, perché per quanto tu possa trovare le sospensioni o comunque il materiale fatto bene, però da un altro è un discorso fatto sono da sempre te. Cose che vengono demandate a terzi, no? Certo. Cioè, quindi chi va a montare l'oggetto non ne capisce, non sa di che cosa stiamo parlando. Qui per noi tutti i giorni ci sono campi nelle lavorazioni, è solo, diciamo, un caso dei tanti e sappiamo come andare poi ovviamente a risolverla o comunque a migliorarla decisamente nella condizione. No, buono. Questo è tutto Fiat Ducato, modello più vecchio, 244, 230. Una domanda, fate molto più Fiat Ducato, fate Citroën, fate... Il Ducato è quello che va per la maggiore. Di più. Poi Citroën e Peugeot è lo stesso mezzo, per cui l'ammortizzatore che va sul Ducato va in realtà sul Citroën, sul Citroën il Peugeot. Poi il Daily, Mercedes, Ford, però il grosso del lavoro è Fiat Ducato. Partite appunto dal materiale grezzo, fate tutta la lavorazione, la saldatura e tutto quanto. E poi lo portiamo su, viene verniciato, viene scatolato. Eh sì, perché infatti ho visto poi dopo ci sono anche vari colori, ci sono verdi, ora quello lì, la differenziazione dei colori viene fatta solo per le fiere, per avere, diciamo, un aspetto diversificato tra i vari modelli. Okay. Però il nostro è sempre il verde, il colore di produzione. Che noi quindi quello che adesso mi andrete a montare su, verde, il filico è verde. Capito ragazzi, ci ha fatto una breve descrizione appunto del lavoro che fanno qua, dei materiali che usano, di come sono stati fatti, che loro appunto partono dal materiale primario lavorandolo e tutto, poi dopo viene fuori il lavoro completo che adesso andrete a vedere, che faranno sul mezzo. Come diceva appunto anche Alessio, la cosa bella è che... sapete che cosa vi montano e soprattutto loro sanno che cosa vi stanno montando, perché l'hanno fatto loro e lo stanno facendo loro. Come dicevamo anche prima, andare a trovare materiali buoni in un'altra ditta, quello lo potete fare, però magari chi ve li monta, non essendo lui che li ha costruiti,
ne sa, ma non ne sa al 100%. Se doveste incombere in qualche problematica, poi dopo dovrebbe chiamare chi li ha fatti per capire cosa è successo. Invece qua loro comunque si assumono tutte le responsabilità loro, perché li costruiscono e li montano e li assemblano loro, quindi proprio un lavoro a 360 gradi. Stella da 25 mm contro la stella da 28 nostro. Poi ma già si vede anche da qua. Perché quello che mi dicevi la prima, cioè praticamente partono uguali, solo che questo rimane uguale. Esatto. E invece questo qua vostro comunque l'avete maggiorato. Certo. Stesso discorso vale per la molla. Questa è la molla originale che abbiamo tolto, che okay, è sia che più corta, che è dimontata, che è sia più corta che è anche minorata come il diametro del filo. Sì, cioè praticamente si ferma qua. Eccola, questa è la sua molla. Sì, sia più fine, passami il termine, sì, e sia più corta. Esatto. Questa qua è più grossa come spessore, più come spessa, quindi più importante del diametro, ma soprattutto ha un numero maggiore di spire, quindi è più elastica ed è più alta come sviluppo. Ed è anche per questo che recuperiamo i centimetri. Recuperiamo l'altezza, cioè, e lo rendiamo anche più morbido nella parte davanti. Vederli così sembrano più o meno, certo, cos'è, un dito in meno. Questo è per come è strutturato. Ah, ok, ok, ok. Ma sì, ovviamente la forza che mi riesce a dare la molla mi rende poi tutta l'elasticità di cui uno va a cercare, no? Certo. Per sentire il mezzo più morbido, più dolce. Poi dopo, soprattutto in frenata, si vede che il mezzo mi va a scendere, quindi riesce a sentire un po' tutta la, a filtrare un po' tutte le asperità del terreno, e poi mi ritorna in posizione di lavoro. Certo. Senza rimbalzare, senza vibrazione. Sì, perché anche adesso in curva lo sentivi, sì, che quando curva non è che si imbarcava, no, però. Però lo sentivi che andava più giù. Certamente. Adesso, come vedete, l'anteriore è stato fatto, giustamente anche il ragazzo mi diceva, adesso che è appena stato fatto è, diciamo, in una situazione un attimino di relax, quindi è tanto alto, poi magari un centimetro, un 10 mm li perde, perché poi guidandolo, dandogli le prime frenate che si assesta, però come vedete ragazzi, poi dopo faremo tutte le misure del caso, ma rispetto a prima comunque ci passa una mano abbondantemente, cioè quindi già una situazione migliore rispetto a prima. E sicuramente avremo acquistato poi dopo anche instabilità e bilanciatura durante la guida. Cioè anch'io che non ne capisco niente di sta roba qua, comunque la differenza si ammina ad occhio, si vede poi giustamente quello che c'è dentro. Parte un po' il diametro, poi come l'anteriore aprile e revisionabili, sono, cioè, a doppio effetto, quindi hanno la loro funzione in chiusura, in apertura, è lì che mi vanno a trattenere tutto il peso, la forza che mi fa il mezzo. Sealing block è differente, questo è completamente fuso in gomma, questo è, diciamo, a pressione all'interno, quindi
cambia completamente la struttura. Siamo in Francia, ma questo è tutto bello. Cioè questo è lo stesso materiale, cioè sì, qua invece abbiamo la copertura di plastica. Sì. Eh sì, cambiato. Ma è normale che solamente dopo 7000 km sì. Già c'è questo discorso? Sì, è una cosa normalissima, è ruggine superficiale. Ah, ok. Come acciai già gli originali, il nostro a maggior ragione, essendo con lo spessore maggiorato, questa ruggine, essendo solo superficiale, non riesce poi a... Sì, no, vedendo questa comunque non va a inficiare, cioè non succede niente. Sì, si tira via degli ammortizzatori in condizioni allucinanti. Discorso diametro esterno del boccione, il diametro dello stelo e appunto il funzionamento interno dell'ammortizzatore. Certo. Questo è quello che fa la sospensione posteriore, oltre poi il discorso balestra e tutto il resto. Certo, questo certo. Mi va a frenare tutti quei movimenti laterali, oscillazioni, e ovviamente mi lavora anche in frenata, perché quando vado a frenare ho lui dietro che mi trattiene la parte posteriore, altrimenti si... Quindi non si imbarca tutto in avanti, ma è più stabile. Esatto, davanti ho l'aiuto della molla che mi sostiene il peso, certo. Quindi non mi si schiaccia. Dietro lui che mi fa da freno, capito? Quindi lavorano sempre in simultanea, su l'asse di rollio e di beccheggio. Questo è un po' il concetto. Giusto. Dietro tanto sarà uguale a prima, 8,49, davanti invece facciamo 8,50. Cioè 5 cm praticamente a presa. Ho preso 50 mm, esatto. Adesso io ho portato la pressione a 1,5 delle sospensioni all'aria ed è leggermente sceso 1 cm dietro e ne abbiamo guadagnati 4,5 davanti. Okay. E questo è l'assetto giusto. La pressione davanti è una cosa molto importante sul camper, soprattutto per un discorso sempre di comfort, vibrazione e quant'altro. Okay. Allora, il cerchio in ferro, diciamo, dal punto di vista comfort, sarebbe quello migliore perché è un po' più dolce. Il cerchio in lega è leggermente più rigido. Okay. Detto questo, la pressione Fiat oscilla dai 4 ai 5,5, va bene. Si cerca di stare leggermente più bassi, sempre in base al peso. La gomma inizia ad assorbire tutte le asperità, è il primo filtro, poi passa la sospensione, certo. E tutto il resto. Cioè, però il primo perché è direttamente a contatto subito con l'asfalto. Esatto. Quindi cosa succede? La gomma sì, avrà un'usura un po' peggiore rispetto alla sua pressione ottimale, ma tanto sul camper si va a cambiare la gomma più per vecchiaia piuttosto sì, che per usura. Certo. È difficile farci 50.000 km e poi cambiare, di solito vengano tirate via prima. Certo. Quindi si sta più bassi di pressione, un po' più dolci, un po' più morbidi, sia avanti che dietro. Se io vado a vedere il semiasse adesso, vedi? Ok. Adesso sta con questa inclinazione qua. Sì, prima invece era al contrario. Sì. Quindi così è corretto, non come era prima. Quindi quello è un po', diciamo, un campanello d'allarme. Cioè adesso praticamente spinge verso il basso, invece prima andava verso l'alto. Sì. Cioè spinge, nel senso, è puntato verso il basso, certo. E prima era verso l'alto. Anche prima la marmita era bassissima, la marmita e il gradino dall'altra parte erano una cosa, perché magari noi andiamo in posti anche sterrato così, dovevo sempre stare attento al discorso sassi, cose, perché o picchiavo la marmita o attaccavo il coso dentro. Perfetto. Sì. Quando sono troppo caricati poi vanno a trasmettere di più quello che è anche il terreno. Cioè se io metti caso che non facevo questo lavoro qua e lo tenevo con l'assetto di prima, a lungo andare davanti, cioè si sarebbero deteriorati più velocemente no, o no? No, deteriorati no, perché avrebbe magari un po' subito magari l'interno, cioè ora qui davanti ha poco, però chi ha come qui la parte della struttura, diciamo, di allestimento interne, chiaro che sente. Bene non fa.
Si imbarca meno quando giri, eh. Lo senti che è più è... molto più preciso, eh. Cioè, sembra più una macchina. È un ammortizzatore che ha forza, questo. E questa curva qua prima l'avevi presa. E ora me la chiudo come voglio, cioè, prima andava giù. Sentirai che è più preciso proprio anche al volante, come, diciamo, impostazione... Di cioè, come reattività, come... Certo. Infatti prima, quando andavi un po' spedito, che prendevi le curve un attimino un po' più allegre, tendeva a... cioè, lo sentivi, non dico che perdeva di aderenza, però comunque non era pronto. Sbandava un pochino di più, soprattutto in curva. Cioè, io prima comunque non le facevo così. Ora io sto strapazzando. Sì, sì, no, adesso lo stai facendo, ma cioè, ovvio. Non è che guido sempre così. Però la senti tanto. Mi sono seduto comunque su... cioè, non sto guidando io. La media si sente Sì, c'è molto meno anche spazio, sì. Tutto il movimento è sempre più accompagnato. Ci capita spesso andare, cioè facciamo tanta libera e quindi facciamo magari sterrato, anche il braccio mi ha fatto un po' lo sterrato, ovvio non è che fai 4x4, però dico, no, vai nelle strade sterrate per l'accesso in spiaggia o in montagna, e quindi prima si sentiva tanto tutto qua. Ora lo senti che lui filtra meglio. Nello stesso tempo sembra quasi impossibile, ma anche più tenuta di strada, più fermezza, perché tendenzialmente quando io faccio un ammortizzatore più, come dire, bloccato, più fermo, più preciso, altrimenti aumenterebbero un po' queste vibrazioni, questi rumori. Certo. Mentre con questa molla abbinata all'ammortizzatore si riesce invece a dargli anche più elasticità. Però. Eh sì. Lo voglio far provare, così mi dice, guidandolo. Senti, c'è anche far così è subito pronto, reattivo, anche i dossi, cioè anche senza spingere, anche in una guida normale, che è quella guidandolo normalmente, cioè sembra che giri con una macchina. Non è che sono, diciamo, dei mezzi per andare a correre, no. Sono dei mezzi comunque che devono essere in sicurezza, e ora lo è. Sì. Vedevi, dicevi, devo rallentare, devo fargli fare la curva un pochino un po' più dolce, sì, perché sennò... se ne andava mezzo metro. Tendeva, sì, cioè ce l'avevi meno sotto controllo, diciamo. Che già devo dire, col discorso delle sospensioni d'aria, lo sentivo, sembra una stupidata, poi non so, correggimi se sbaglio, già lo sentivo meno seduto anche nelle ripartenze, nelle cose. No, quello senz'altro, perché l'altezza, cioè comunque il lavoro di rialzo lo fanno, che poi lo facciano in modo un po' più brusco rispetto alla palestra. Certo, però già così anche adesso è tutta un'altra roba. Praticamente dentro i vostri ammortizzatori c'è sia un discorso... un telescopico idraulico. Ok, quindi c'è l'olio dentro. C'è olio. Non hanno gas, invece solitamente gli ammortizzatori di serie o altri ammortizzatori hanno anche del gas all'interno. Okay. Noi invece vogliamo lasciare la fase di compressione, quindi di elastica, in questo caso alla molla davanti, al mollone che abbiamo sostituito, e l'ammortizzatore farlo lavorare, direi, quasi a un 85-90% sul rilascio, cioè quando deve trattenere il movimento, non spingerlo, certo, che altrimenti poi dopo si perde il comfort. Barre stabilizzatrici maggiorate, fino alle sospensioni pneumatiche di ogni tipo, con o senza sistemi di gonfiaggio integrati, balestre, rinforzi, balestre originali, tra cui quelle indicate particolarmente per i van, che è il sistema Easy Comfort, che è l'ultimo diciamo prodotto, esatto, molle rinforzate, molle più alte per tutti i tipi di veicoli. Qui parla dell'ammortizzatore, come viene prodotto, i vari procedimenti sempre artigianali ovviamente, che poi è quello che rispecchia l'attività nostra. E certo, diciamo. No, giusto.
e niente, questo è un po' così, rilascio. Va bene, grazie mille Alessio. Va bene. Io ti saluto, ti ringrazio tanto, grazie mille per il lavoro. Grazie della fiducia, sì. E spero... Sì, no, guarda, già, in buoni chilometri. Già dalla prova così ci riteniamo più che soddisfatti. Dopo vabbè, lo testeremo, lo vedremo, tanto questo è il risultato. Vabbè. Noi ragazzi vi salutiamo dalla Oma in provincia di Prato, giusto? Esatto. Sì. Alessio, proprietario, e Alessio, quindi vabbè, non vi potete sbagliare. Per qualsiasi cosa vi lascio il link in descrizione con sito, contatti e bla bla bla, tutte le cose. Se non l'avete fatto iscrivetevi ancora al canale e se avete bisogno li trovate qua. Volentieri. Alla prossima ragazzi. Ciao, grazie. Eccoci qua di ritorno nel camper. Abbiamo già fatto più o meno un 100 km, siamo zona più o meno Modena. Volevo fare un resoconto mio personale, la mia sensazione, quello che mi è sembrato tutta questa mattinata qua che abbiamo trascorso. Le cose tecniche ve le ha già spiegate tutte Alessio, le avete viste prima, quindi è inutile star qua a ripeterle. Posso dire che dopo 100 km, è vero che siamo in autostrada, però le disconnessioni, le curve, perché abbiamo fatto i curvoni della direttissima e tutto, è tutta un'altra cosa ragazzi, cioè soprattutto anche, anche il davanti, come già ve l'ho detto prima, già quando stavo guidando con Alessio, ma già anche il davanti, a parte che è più in alto, ma poi risponde molto di più, molto più stabile, anche quando sorpassi i camion e tutto, non che prima si imbarcasse o che non era una cosa oscena, però si sente, adesso poi dopo lo proveremo con calma anche nello sterrato, mica sterrato e così via. E poi volevo spendere due parole sul discorso officina, sul discorso loro come sono, non tanto perché devo fargli i complimenti, perché vabbè, non è una cosa obbligatoria, ma ci tengo io personalmente, anche perché andando a spendere dei soldi uno si aspetta anche, oltre al discorso del prodotto finale che può valere o non può valere, quello ok, ma anche e soprattutto un servizio adeguato e l'azienda che sta alle spalle, nel senso che con quello che gli ho detto anche ad Alessio quando stavo pagando e tutto, gli ho detto tu mi puoi anche mettere una Ferrari bella quanto vuoi, veloce, performante, ma se tu non sei poi in grado di garantirmela, di spiegarmela, di farmi vedere come funziona tutto, il prodotto è fine a se stesso, secondo me, almeno mio parere personale, questa è un'aperta parentesi, chiusa parentesi mia, Andrea. E quindi uno spende, secondo me, tanti o pochi che siano, ma spende anche i soldi in maniera più contenta. E quindi tutto quello che è stato stamattina, io devo dire che è proprio stata una cosa molto più che positiva. Poi loro ovviamente hanno un'esperienza 30-40 anni alle spalle, fanno anche comunque le fiere, spiegano e tutto, cioè c'è tutto un discorso a 360. Quindi ad oggi io la consiglierei, poi magari farò una recensione tra un mese e due mesi come mi sono trovato e vi dico il contrario, cosa non penso che succederà, anche perché se il prodotto è quello non penso che cambia, però ad oggi super consigliato. Loro appunto sono nella fiera anche che verrà a Parma a settembre, cos'è settembre? Dal 10? Settembre. Sì. Quindi ok, li potete trovare anche lì, ci sarà ovviamente lui il responsabile, il padrone. E nulla ragazzi, adesso noi torniamo a casa, questo è stato l'ultimo upgrade per il momento che avevo in cantiere da fare. Per il discorso costi, mica costi e tutto, io non mi sbilancio, anche perché questa è una mia esperienza in base al veicolo che abbiamo. Se andate voi con il vostro camper, con il vostro van, magari fate montare le balestre, cosa che non ho fatto montare, magari fate montare altri tipi di ammortizzatore che hanno altri costi, quindi parlate con loro, tanto vi lascio qua tutto in descrizione, parlate con il proprietario e tutto, che vi dirà, vi farà un loro preventivo, quindi io non mi sbilancio, ci mancherebbe. Se avete qualsiasi tipo di commento, di domanda, di informazione, okay, scrivetela pure qua sotto, cercherò comunque di rispondere a tutti come sempre, nel limite delle mie competenze o nel limite di quello che ho capito fino ad ora. Se poi dopo appunto sono domande troppo tecniche, ve lo dico già, appunto rivolgetevi a loro, però dove posso vi rispondo ragazzi come sempre. Gli ammortizzatori che hanno tolto davanti e di dietro e le molle, lui ovviamente ce le ha ridate indietro, perché fa, sennò io qua comunque le andrei a buttare via, perché ovviamente non ne ho bisogno, le mie, non è che tengo quelle di serie del Ducato e tutto. Io ve lo dico ragazzi, ma non perché voglio rifilarvele, anche perché io poi dopo le andrò a mettere su subito, anche perché è un peccato. Hanno ad oggi 7600 km queste molle, questi ammortizzatori, quindi comunque sono nuove, un anno di vita, mi sembrava un peccato buttarle via. Se qualcuno di voi che vede il video, che ha comunque un camper, un Ducato
adesso non so, dal 2021 in poi, o comunque che vanno anche bene, perché mi sembra che il modello è il 250X, adesso poi dopo devo guardare bene, magari scrivetemelo qua sotto, facciamo due chiacchiere, se vi possono interessare, o qualcuno ha un camper vecchio che vuole magari andare a spendere i soldi e prenderle nuove di pacca e tutto, e gli servono queste, mi contatti qua sotto o per via email o su Instagram, quello che è, e ne possiamo parlare. Se no comunque le trovate su Subito, adesso vedrò il prezzo e tutto, mi informerò bene. Sono comunque, ripeto, un materiale usato da un anno con 7600 km ad oggi, quindi sono nuove, usate sempre nel miglior dei modi, non è che ho fatto montagne russe, ok? Quindi scrivetemi qua sotto se vi possono interessare o a qualcuno, tutto qua. E ci vediamo alla prossima, nel prossimo video, nella prossima uscita, dove andremo e cosa faremo anche con Claudio. Per il resto, grazie mille per la visione e alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao.